Cazzo. Mamma tu. No, ci siamo. Uno, non so, è la prima volta che faccio questa cosa. Non lo so, ma c'è il bianco e nero. Questo è bianco e nero e rosa. Mamma mia, che merda. Raga. Ciao a tutti ragazzi, qui c'è il ragazzo figlio della merda. Strano, Farmi ridere come alle cose. Strano vedere questa situazione nel non è una live, è una live non in diretta. Quindi è una non live, è una zombie. Siccome dobbiamo... Non morto, un non vivo morto. È un... X. Vivo morto X. Te lo ricordi? Mamma mia, che porcheria. Intanto che mi pulisco gli occhiali, perché in questo ambiente sembra molto familiare. E quindi mi pulisco gli occhiali, quindi... perché quando sei in famiglia tu tendi a pulirti a gli occhiali. Certo. Coltello! Non farlo, che l'ultima volta in live ci hanno cacciato. Allora, ragazzi, stiamo andando ad ascoltare. Per una serie di complicati eventi, di misteriose concatenate. No, fa cagare a cazzo. Non è vero, non capisci una minchia. Una merda. La nuova, un nuovo pezzo, anzi, un nuovo artista che si chiama Jofal. Che cazzo di nome è Jofal? Jofei, che cazzo ne so? Jofal. Jofal. Uè, Jofal. Non so che genere fa. Non so che cazzo vuole da me. Sembra dai titoli, sembra punk italiano anni 2000. Speriamo a Dio che non sia così. Come no? Voragine. Dai, anche la tu hai detto Voragine, anche vero? La copertina è no, punk. Coglione, questi sono i Paramore. Che a me c'entra? Non hanno mai fatto impazzire, però vabbè. A me invece Eli Williams mi ha fatto impazzire. Ecco. Iniziamo subito ad ascoltare Fear. Fear. Lo ascoltiamo con... Come, cioè, ma come quanti, ce l'ha mandato lui? Come FIR, F-I-R. F-I-R. Federazione Italiana Ritardati, credo sia. Sì. Mi chiama 17 tracce, amico mio. 18 tracce, c'è cioè anche il treno, che è quella indie. Fa parte, bravissimo, fa parte di un disco, appunto, di 18 brani per un'ora e 6 minuti. Mannaggia, guarda, mi ha censurato il cellulare. Però se voi vi piace questa roba che andremo a ascoltare, potete andare ad ascoltare su Spotify, vi lascio qua sotto il link a tutte le piattaforme. Il disco si chiama tutte le sere, tutte lui le si chiama Biker Miles da Marte. Biker Miles da Marte. Lui si chiama Jofal, tutte Jofal. Le sere. Tutte le sere si chiama Jofal, non è che una sera cambia. Oh, la tracklist l'ha fatta lui. Io. Che bravo! Vai! Che bravo! Ecco, oh! Ma è rap, oh! È rap! Boom rap! Speriamo che lo canta come Jovanotti, però. Questo è l'ombelico del mondo! Yo! Bella! Non so se sentite, noi abbiamo cambiato l'impianto oggi per sentirlo. Sì, oggi c'è quello bello. Clippa, rientra. Vero? Soul? Fa MC sulla traccia. Senti come schiaccia. Vabbè, manco vincia più sta canzone. Vabbè, sì. Brava che buono. Si dice che di notte si ritrova il proprio ego. Amica, c'hai ragione, sono le 4, non lo nego. Ma il finale è uno scritto, è famiglio mafia. Questo vuole chiavare. 7 anni, uso i testi cotti in coma. La vita non troppo veloce, la gente non suona. No, quello è Sandro Ru, non puoi farlo questo. Come l'arte, le 4 parti. No, vabbè, questa era veramente sforzata. Ma so dove ti trovi, a che ora ti ritiri. È una fusione tra il sottotono e le poste. Bellissima, però questo dura 5 minuti, è un tantino, però è figa, raga. Eh sì, è figa, però... I primi due minuti. Sì, poi, sì, magari dopo un po'... Hai l'attenzione di un bambino. Due, Voragine, andiamo a sentire anche subito Voragine. La risata innocente di un bambino. Vediamo se cambia lo stile. Questa cos'è, Voragine? Parla della fregna di Tomato. I need a stomp for my final step in the electro. Step in electro. No. Questa è trappa. Sta però, vedo che sbagliato. Questi ritornelli alla Muru Vutu, no, ragazzi. No, il ritornello è meglio della rifatta. Con vela forata, incontrato dei verbi, sta precoce, corriamo nel letto. Prima di Baggio, buddista veloce. Uccido tra un no, inglese è zero, amico mio, no? Le canzoni durano quanto una canzone vera? Sì, questa è 3 minuti, 3 minuti 07, perché era più veloce, quindi ha detto tutto trappina, subito. Trappina. Il terzo pezzo che ci ha segnalato però, è Ne ho viste. Ne ho viste io de fregne alla tua età. Che cazzo sapevi? Mi attaccavo al ramo con le mani e tiravo su un cavallo. Tu sei tedua. Sì. Elettronica. Bello, però 15 di fila. Mi ha fatto una bella selezione. Ne ho viste di cani. Lo sapevo. Barre. Barlo. Di armi tra gente fallita però non sa usarle. Lo sai sì, che fanno le oche, usano la prima mi piace veramente un in giro sombrilli perduto sempre. Ma non è male, non è male, comunque no, ci sta. Ma di dov'è che ha sta accento strano? Non so, adesso vedo. Io ti pensavo ma non mi mancavi, è bella. Allora, il testo
Il testo è molto particolare, purtroppo la sua, il flow che ha è davvero canna da vendere, forse ne avete, io ne ho viste tutte le sere, vediamo se cambia tutte le sere stile. Da cui dà nome all'omonimo disco, penso che infatti ho fatto tutte le sere, apre anche il disco però te lo devi sentire alla fine. Beh, lui con la selecta che ci ha fatto, secondo me è stata la cosa migliore aver fatto. Quello è più vero. Non lo so, alzo un po'. Tutte le sere. Le persone più odiate sono quelle più vere. Bravo, cazzo. Le persone più odiate sono quelle più vere. Tutte le sere. Guardiamo. Tutti serviamo. Poi giudichiamo. Tutti Saviano. Ci vergogniamo. Via 5 km pieni di ostacoli, lividi, brividi, sempre più uniti di vicoli. Disco me lo sto scaricando su Spotify, eh. Un vulcano emana lava, vedo sporco, tu non lavi, non ti credo fino in fondo. E lui, eh? Sandro Rure, poi è Graffo! C'è un sorriso fatto a tratti, ma se poi, sei poi baratti. La certezza ti deride ai soggetti un po' più fragili. Sei proprio Sandro. Quasi in tutte le... Vediamo un attimo le somme di questa cosa che abbiamo appena sentito. Sì, se lui facesse le canzoni della metà del minutaggio, in modo da togliere via tutte le rime del cazzo e lasciare solo le robe fighe che ha letto, sarebbe una figata. Beh, bravo. Sarebbe una figata un po' più minimale, ma una figata. Un bel flow. Mi piace un sacco la produzione, almeno le due che ho sentito, quelle che mi sono piaciute sono quelle più simili a Sandro. Ma va che se parli di Sandro, non è che tutti sanno come si chiama di nome la Graffo, gente. Come Graffo. Ah, Sandro. Ah, chi? Quello che abitava al terzo piano, sopra la farmacia, che tua madre faceva la pasticcera. Non lo conosco. Ah, meno male. Ah, non lo so, Sandro. Più simile al mio gusto personale. Trovo che lui abbia una bella scrittura. E soprattutto l'inizio della traccia. No, mette dentro delle cose fighe. Ogni tanto c'ha qualche rima così buttata lì, tanto beh. Però diciamo che se sgrezza un po' le rime così buttate un po' così. Secondo me penalizza anche tanto il timbro, sai. Ma lui cos'è? Canna da vendere o... No, secondo me è pugliese. Cioè Puglia da parte della Puglia. Sì, c'è l'accento, penalizza un pochettino. Perché molte volte si sente che è tanto marcato. C'è chi lo sa usare dentro. Lui una volta lo sa usare, a volte lo lascia a volte te lo riesce a usarlo a sì, a suo... malleabile di pongo. Sì, a volte diciamo. Malleabile di pongo, a volte. Raga, io ve lo consiglio, un disco che secondo me andrà ascoltato. Me lo beh, sicuramente è uno che si rifà tanto alla cosa, le cose che ascoltavamo noi, la vecchia scuola. Però con un suono molto nuovo. Con un suono nuovo che piacerà a quelli come noi. Sì. Raga, per me, promosso, The Voto 7 per i pezzi. Ma sì, meglio un emergente, tra virgolette, se si può usare questo termine ormai abusato. Che fa robe sue così, o che comunque prende ispirazione roba valida. Bravo, bravo. E che non segue la wave da lunedì, martedì, mercoledì, comunque giovedì. La roba trap ha cercato di farla. Sì, sì, ma con grazia, con moderazione. Ha spezzato la monotonia magari dei pezzi un po' più conscious. Sì. Poi vabbè, noi abbiamo sentito 4 tracce su un disco di 18. Magari facevi 2 dischi da 9. Come ha fatto mezzo Sandro. Mezzo Sandro. Ciao, voglio! Alla prossima! Ciao! Spacca tutto. Caccio. Qua sotto ci sono i link per andare a vedere e ad ascoltarlo. Se vi piace la roba. Non ci sono i link. C'ho un cazzo qua sotto. Se vi piace la roba. Se vi piace la roba, andate a search, perché è un guaio.